il libro in un certo senso parte da quel fatto lì, cioè dal fatto che da Parma e da quello che è successo a Parma l'anno scorso, come credo sappiate, il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni. E la prima cosa che ho letto, sono andato a cercare la parte dedicata alla cultura del programma del Movimento 5 Stelle di Parma alle elezioni comunali del 2012, e la parte dedicata alla cultura, dicevo, cominciava così: non servono particolari slogan o interpretazioni di gestione che puntano solo al consenso elettorale, peggiorati da personalismi eccessivi, tralasciando di considerare adeguatamente il senso dell'utilità collettiva dell'azione amministrativa. Che io subito ho pensato, E anche le parole che scegli di usare quando parli, anche quello lì è un gesto politico. Secondo me la politica sono anche un sacco di cose che normalmente non vengono chiamate con questo nome. E quando mi hanno chiesto di fare di fare un pezzo sulla rivoluzione 5 Stelle, io più o meno, cioè, ho preso la bicicletta e sono andato in centro per vedere qual era questa rivoluzione. E devo dire, non l'ho trovata. Cioè non... Paolo nel libro dice: ok, sono giovani, però invece sì che sono giovani. Io prima delle elezioni dicevo appunto che sarebbe stato bene, secondo me, avere in Parlamento una forza di opposizione giovane, quindi non compromessa da accordi precedenti, da esperienze precedenti. Sopravviveremo anche al Movimento 5 Stelle e anche Parma, che c'è una sua storia, sopravviverà anche a noi. Io credo che il fatto di non andare a votare sia una scelta altrettanto dignitosa quanto tutte le altre. E fino a poco tempo fa, quelli che non votavano, cioè l'elenco di quelli che non avevano votato, veniva affisso fuori dai comuni, come una specie di lista nera. Ecco, io mi ricordo una canzone di Billy Bragg, dove c'è una strofa che dice: If you've got a blacklist, I wanna be on it. Cioè, se hai una lista nera, ci voglio essere sopra. E questa cosa qua io la capisco abbastanza bene.